Signore e signori, sta per iniziare Va ora in onda una nuova puntata della nostra consueta trasmissione in diretta web, online, live di lunedì sera, qui su Saius Web Network, in Saius Web Radio e Saius Web TV, a cura di e con il sottoscritto che vi sta parlando, Gianluca, quando ci sono, il mitico e preziosissimo Luca! E l'inimitabile, grande e grosso, Saius! In provvisoriamente, i due compari, più uno, M, ovvero il verbo prenderà vita nelle nostre cavità orali. Perché quelle cerebrali non ci sono più. Due, sì, perché per l'appunto è giunta la sua seconda edizione, la seconda stagione, il secondo anno che va in onda in diretta qui su Saius Web Network il lunedì sera. E appunto come ogni lunedì sera quasi, in onda dalle ore 22 circa, ovvero dalle 10 pm, le 10 di sera, sempre rigorosamente orari italiani, dell'asse Berlin-Frankfurt Roma, CET, Set, Central European Time, e per un'oretta e mezza circa, almeno cioè fino alle 23.30 più o meno, vi terremo compagnia con i nostri ospiti. E quindi se volete intervenire in diretta oppure anche contattarci semplicemente, potrete farlo attraverso le nostre pagine qui nel web, anche scrivendoci nel nostro sito direttamente in www.saiuswebnetwork.it, pure adesso, durante la trasmissione, tramite la chat che trovate aprendo il nostro sito, in cui peraltro potrete fare delle domande direttamente agli ospiti in questione, o anche tramite le nostre caselle di posta elettronica, info@saius.com, Gianluca@saius.com e Luca@saius.com, nonché poi ci potrete sempre seguire anche in Facebook nella nostra pagina in Facebook con il nome Saius Web Network, e poi ancora in Twitter con il nome @Saius, quindi @Saius tutto attaccato minuscolo, ed infine su YouTube troverete le cose che il mitico Saius carica per tutti noi in YouTube con il nome Saius Radio tutto attaccato minuscolo. E poi vi ricordo la nostra pagina, il blog, in www.saiuswebnetwork.net, perché Saius Web Network è Saius Web Radio e Saius Web TV. Vi vorremmo inoltre ricordare, come sempre per correttezza, onestà e trasparenza, nonché pure per una maggiore completezza di informazioni, che il brano che ascoltate in sottofondo, qui nella sigla iniziale d'apertura della nostra consueta trasmissione in diretta web dei lunedì sera su Saius Web Network, provvisoriamente i due compari più uno, due, si intitola Bluesin', tratto dall'album First Studio Session degli Still Nameless, questo gruppo italiano proveniente dalla Sicilia e più precisamente da Alcamo, in provincia di Trapani, e che comunque potrete sempre trovare, come tantissimi altri strepitosi artisti che noi di Saius Web Network scoviamo in giro per la rete e mandiamo liberamente in onda anche sotto licenza Creative Commons, sempre nel solito sito di Jamendo, in www.jamendo.com. Ed ora, signore e signori, che la diretta abbia inizio! Si parte, via! Buonasera a tutti, eccoci qui in diretta web sulle web radio frequenze di Saius Web Radio e soprattutto nelle web TV frequenze, come mi piace dire, di Saius Web TV, sì, perché riprendiamo appunto, o meglio riprendo io dopo alcune volte di assenza qui con provvisoriamente i due compari più uno, due, e tra poco, udite, sarà i due compari più uno, tre, perché arriviamo col nuovo anno, la nuova stagione, e quindi dicevo
un buonasera, un ben ritrovati a tutti quanti i nostri carissimi amici web puntini puntini, perché siete sia web radio ascoltatori che web tv spettatori. Certo, lo spettacolo non è dei migliori con il sottoscritto, ma portate pazienza, sempre meglio di nulla, e avremo anche delle cose migliori di me. E allora dicevo, ben ritrovati a questo appuntamento fisso dei lunedì sera qui su Science Web Network in www.sciencewebnetwork.it con il sottoscritto, il vostro Gianluca che vi sta parlando. Questo ritorno ogni tanto sporadico dopo qualche settimana, e dall'altra parte del vetro o del vetrino o della fibra ottica o del cavo, non si sa con che cosa scorra il segnale qui nella nostra ampia rete di web. Esatto, sentite già che è in linea il nostro, ecco, tutti che entrano in linea. Volevo appunto salutare e introdurvi il nostro preziosissimo ed insostituibile Luca. Ciao Luca, buonasera. E ciao Gian, ciao Gian, buonasera a te, buonasera a Saiuz, ai nostri ascoltatori, ma soprattutto un calorosissimo buonasera agli ospiti di questa sera. Esatto. Che adesso andremo ad introdurre tra pochissimi minuti. E come finalmente torniamo. Sono stato veramente brevissimo, mi sono meravigliato di me stesso, neanche brevilineo, esattamente brevilineo. E proprio tu che sei alto 2,20 m, no? Ritorniamo io e te in diretta contemporaneamente, perché ricordiamo che per qualche settimana ci siamo un attimo alternati, non andavamo in onda direi dal 25 novembre, correggimi se sbaglio, con la Teresa, sì, da un paio di settimane, quando siamo andati in onda con Teresa Masciana. Non andavamo in onda con degli ospiti, perdonami, dal 25 novembre, quando abbiamo avuto ospiti Teresa Masciana in una puntata in cui purtroppo non ero presente. Io spero, caro Gian, che tu e Sai ce l'abbiate trattata con i guanti della festa, perché comunque ce l'aveva caldamente portata, raccomandata, tra virgolette, ovviamente, questa società di promozione dell'altoparlante, col quale appunto abbiamo instaurato una bellissima collaborazione. Anche questa, lo diciamo sempre, esattamente. Guarda, mi ha mandato lettere in cui ha deciso di cambiare stato. Minatorie. Lettere non scritte da lei, ma dal suo avvocato. Quindi no. Ovviamente. Ovviamente, che scherziamo. No, vabbè, scherzi a parte. Siamo... Sì, è stata... È stata, caro Luca, e mi dispiace che sei mancato, vedi, come sempre o manco io, manchi te. No, scherzi a parte, è stata una gran bella puntata, perché Teresa è stata un pozzo di saggezza, se posso permettermi con tanta, anche esagerata forse, descrizione. Non solo perché condividevo parecchie cose di quello che lei diceva, ma perché è stato piacevole ascoltare una persona che ha avuto esperienze davvero in tutto il mondo, a partire come sound engineering, quindi come tecnico del suono fondamentalmente, poi appunto in America e qua in Europa, poi come musicista e così via. E quindi è stato davvero interessante sentire quello che ci aveva da raccontare, che poi gira in gira, caro Luca, sono anche le cose che pure io, no, voi sapete, anche in via privata vi racconto, vi ho raccontato per quanto riguarda la musica, ma anche il teatro e comunque l'arte in senso vario, delle varie situazioni che si trovano in giro per i vari paesi. Quindi è stato molto interessante, e anche l'impegno che lei stessa dà e ha. E quindi basta, adesso mi fermo perché mi sto dilungando, però l'abbiamo trattata bene. Quindi strappa bene. Pure le lettere dell'avvocato, Luca. No, scherzo a parte, ovviamente no, sono stati anche loro molto molto contenti di come le avete trattati, ottimo. Volevo innanzitutto, poi ovviamente note di servizio per quello che riguarda la chat questa sera, ovviamente potete scriverci e soprattutto scrivere agli ospiti di questa sera mediante la chat che Science Web Network mette a disposizione su www.sciencewebnetwork.it. Quindi se ci state ascoltando da altre piattaforme che amplificano la rete e la voce di Science, venite pure qui sul sito principale sciencewebnetwork.it, perché appunto avrete modo di scrivere in diretta su questa chat pubblica domande, quesiti, questioni, qualsiasi cosa a noi, ma soprattutto nostri ospiti di questa sera, che ricordiamo chi sono gli ospiti stasera qui tra pochissimo. Esattamente, adesso li dobbiamo introdurre, comunque lo diciamo già da subito. Sì. Gli ospiti sono i Dollface Rock Experience, questa band che questa sera è cappeggiata, bella questa parola, mi piace sempre, sì, molto, sì. Da Loris e Fabio, che
appunto ci racconteranno da dove nasce, soprattutto come cresce e soprattutto dove vuole arrivare. Esatto. Un'altra cosuccia che volevo dire prima di ripassarti la parola a Gian, volevo chiedere scusa a Luigi Mosello, che col quale ci siamo scritti negli ultimi giorni, in quanto problemi personali mi hanno veramente tenuto lontano da molte cose, tra cui appunto sai il suo network. È un peccato perché quando succedono queste cose rischiano di creare disguidi e soprattutto disservizi e ovviamente poi anche brutte figure. Per quello che riguarda la band dei Delirium, che dovevano essere ospiti in questi giorni qui su Sai Suo Network, Infatti. sicuramente, caro Luigi, avremo modo di averli con noi quanto prima, adesso appena riusciremo a Ah. riaccordarci. E io infatti, caro Luca, se posso permettermi, no, senza nulla togliere a questa band, per questo avevo fatto le corse stasera di ritorno da questo viaggio, perché sapevo che c'erano questi Delirium. Beh, le cose, Gian, hai fatto lo stesso bene a farle perché ho ascoltato, Dentro così. dicevo, hai fatto lo Adesso mi stesso bene a fare ammazzo. le cose perché ho Dolphin. ascoltato i brani, che tra l'altro avremo modo di mandare questa sera, in quanto trattasi di artisti che si appoggiano alla licenza Creative Commons, quindi che è libera e fruibile a tutti, ricordiamolo. Ho ascoltato i brani che ci hanno appunto passato i ragazzi in settimana e ti posso assicurare che ne vale veramente veramente la pena. Sì, no, Detto grazie. questo, Gianni, io ti ripasso la parola che sicuramente vorrai introdurre anche il grande Saius. E poi andrei con i ragazzi, naturalmente, perché così entriamo nel vivo della trasmissione. E caro Luca, io fomenterei un po' la chat a fare. Sì, fomenterei la chat a scriverci, appunto, facendo domande anche ai ragazzi. Quindi in www.sciencewebnetwork.it aprite sul lato sinistro del sito l'icona chat. E potrete interagire con noi in diretta qua su SciWeb Network e soprattutto appunto con i ragazzi, con gli ospiti di questa sera a cui far domande, magari se siete dei fan. O nel frattempo potete andarvi anche a vedere dei video, comunque delle loro canzoni, poi potrete fare domande fino alle 11:30 siamo qua in diretta. E quindi adesso, cari amici, il momento passa, il momento passa, mi piace questa come mi è venuta Luca, così un po' alla meno peggio, o meglio, quello che passa il convento, sarebbe più giusto, in questo momento è il grande, Altro. l'inarrestabile. L'inimitabile, l'insofferente Saiuz! Ciao Saiuz! Oh, esagerato! Complimenti, Saiuz, una volta È una tanto. delle. Ragazzi, questo è un complimento perché esatto, Saius di solito non li ascolta quasi mai i brani prima. E la cosa bella è che a volte inverte il titolo del brano col nome dell'artista. Esatto. Quindi è una grande cosa. E quindi, Saius, diamo a te l'onore questa volta. È la novità in tutto di lanciare e presentare gli ospiti, no? No, no, vai, vai, Saius, ti voglio vedere all'opera, all'opera in questa cosa. Vai, Saius! E allora, chi abbiamo con noi stasera? Esatto. Arrotondato. Arrotondato. E lui arrotonda. Ecco. Cosa Mamma mia, Mamma mia. mamma mia. I Dollface Rock Experience. Ciao ragazzi, come andiamo? Ciao, tutto bene voi? Ottimamente, ottimamente. Allora, innanzitutto, rompiamo subito il ghiaccio. Da dove trasmettete voi altri? Ok, Da la web radio. Vicenza, da Vicenza, Da Vicenza. la Ci provincia, struttura suburbana di Vicenza. E quindi questo gruppo che abbiamo stasera, cari amici web radio ascoltatori e web TV spettatori, è della zona di Vicenza. Quindi, cari Dolphins, quando avrete delle date? Adesso naturalmente entriamo nel vivo, sto un po' bruciando le domande, soprattutto più che le domande, le cose che diremo. Fateci sapere adesso prossimamente che date avrete, perché se ci sono degli amici della zona in cui andrete, Te ne magari vi potrei già possono dire venire. una. Certo, perché vengo Al io a vedervi. 21 dicembre siamo alla birreria Sabbat a Villa Ganzerla di Castegnero, In provincia provincia di di Vicenza. Vicenza.
Ok, quindi cari amici della provincia di Vicenza, birreria, poi ve la ripetiamo. Sabbat. Birreria Sabbat. Sì, Sabbat come... Caffè, che dir si esatto. Vuole. Perfetto. Sì o no? Saius si deve far riconoscere, perdonatelo cari amici, ma ormai ce lo teniamo. Se non interviene con, capito, con argomenti elevati, Saius non è contento. Non è lui. Allora, veniamo a noi quindi, caro Luca, no, agli ospiti di questa serata. Intanto diamo subito un sito, intanto come dicevi anche tu prima, per fortuna loro sono sotto licenza Creative Commons, e quindi in quanto tale, finalmente stasera potremo ascoltare i brani degli ospiti, va da sé, come avviene, di cui stiamo parlando. Quindi intanto diamo un sito, caro, parlo con Lele forse? Con chi sto... Con... No, allora, con Loris e Fabio siamo qua. Loris, chissà perché mi è venuto Lele. Però Lele, è venuto... Lele è andato via, dai. Non c'è. Ah, ok. Allora, Loris, se vuoi ricordare, o meglio, dire per la prima volta adesso il vostro sito dove vi possono trovare i nostri cari amici web radio ascoltatori e web TV spettatori, dillo pure, così intanto se vogliono andare a vedere poi nella chat far domande. Allora, dove vi trovano esattamente? Allora, volendo, c'è la pagina Facebook che si chiama Dollface Rock Experience su Facebook. Poi c'è il sito, quello mio personale, che è lorisfontana.com, ma è in via di riallestimento, le pagine personali di Facebook e il canale YouTube, che cliccando Dollface Rock Experience o Dollface genericamente o banalmente, i titoli delle canzoni eventualmente, si trova con il motore di ricerca di YouTube. Molto bene. Scandiamo per gli amici, ovviamente non diamo nulla per scontato, come dico sempre, caro Loris, quindi scandiamo è Dollface, scritto proprio così, no? Giusto? Dollface Rock Experience. Esatto, lo dico magari in maniera anche un po' banale o ironica, però non c'è nessuna ironia, è nel vostro interesse, dico sempre, nel far capire a tutti ovviamente, perché magari non tutti hanno dimestichezza, o a volte possono capire, perché è ovvio che uno pronuncia in maniera diversa e può sembrare una cosa per un'altra, ma immagino che appena digitano le prime lettere del vostro nome comparirà qualcosa già nel motore di ricerca. Dollface, quindi, comunque, è importante. Doll, esatto, D-O-L qui. Potresti esatto, domandarci come mai ci chiamiamo Dollface, allora esatto. Punto, visto che la domanda... bravo. E questa era una delle prime domande che... com'è questo nome? A questo punto ti dico che Dollface è il nome di una razza di gatti. Mm-hmm. Esatto. E noi tutti e tre Vicenza, siamo immagino. Amanti dei gatti, abbiamo gatti in casa, per cui già quindi... questa... Ecco, poi effettivamente Dollface un po' richiama un po' la nostra musica, che è il rock, l'hard rock. Ecco. Esatto, e le belle ragazze. E le belle ragazze. Vabbè, Dollface. giusto. Eccolo. Saius, non lo so come mai è venuto fuori con questa sparata. Io mi ritiro a vita privata, quindi bene, abbiamo dato un'idea. Cosa dici, Luca, se alle 22:18, cosa mai successa nella nostra storia di questa trasmissione, mandiamo già un brano dei ragazzi, anche perché immagino che tutto sommato è giusto che gli ascoltatori iniziano già a capire di chi stiamo parlando, quindi esatto. Mandiamo un brano, caro Saius, che immagino tu avrai già preparato, conoscendoti. Ok, Mike on another world. Io manderei another world. Another world. Another world. Che Saius vuol dire? Another world è praticamente... No, ho chiesto Saius perché volevo sentire la sua risposta. E Luca lo vuole sfottere un po'. Un'altra parola oppure un'altra guerra, diciamo, ecco, è un po' un messaggio di pace. Contro la guerra, contro le missioni di pace, contro il disattendimento dell'articolo 11, che l'Italia dovrebbe ripudiare la guerra, ma in realtà... La guerra come forma di offesa, esatto. Sì, infatti. Bene, allora, cari amici, cosa andiamo ad ascoltare, Saius? Another World? Dai, Dai Saius, che stai migliorando. Dollface Rock Experience. No, Saius, noi ti vogliamo sempre bene, lo sai. Sei il nostro perno. È questo che non sappiamo perché lo fai. Perché lo fa?
E ritorniamo in diretta su Cybernetwork.it provvisoriamente, il tuo compare più uno, finalmente, Saius, questa sera è affiancato da Gianluca, che è entrato dai suoi mille impegni, e anche da me, che finalmente torno a pieno ritmo, a pieno regime. Io spero che, cari ascoltatori, vi siate, dopo aver ascoltato questo brano del Dollface Rock Experience, Another World, che appunto adesso i nostri carissimi Baldi Gioni ci spiegheranno un po' come nasce questo brano. Innanzitutto c'è parso di capire che non cantate in italiano, così vagamente, al di là dei suoni, che ovviamente sono abbastanza, sono rock, sono ampiamente rockettari. Lo chiedo a Loris, chi è la mente della band? Chi è che scrive i testi, le musiche? Alla fine la nostra impostazione è quella di portare delle cellule di riff, e i riff sono possono essere delle progressioni di chitarra, delle linee armoniche, sulle quali Alessandro, che saluto, che è in ascolto e sta interagendo via SMS, tra l'altro, e Alessandro, appunto, il batterista, Fabio il bassista, giamiamo sopra questi pezzi, cioè creiamo una linea ritmica. Dopo tante volte può andare bene, buona la prima, ci lavoriamo sopra, cose di questo genere, cioè si è sempre una sorta di laboratorio musicale sempre acceso. Perfetto, quindi è una, come posso dire, un mix di testi, di idee, sì, di prove. Sì, ho mutuato dagli anni 70, se vogliamo, l'ottica jam, e con dei suoni che cercano di essere moderni, quindi c'è un'attitudine 70s da una parte e moderna, sì, dall'altra, cercando di non essere ruffiani da una parte e scontati da quell'altra, si cerca di fare un giusto mix, come in cucina, fare dosare gli ingredienti, ecco, diciamo. Bella questa. Bella, infatti, sul serio. Dimmi una cosa, Loris, giusto, che non vorrei confondere la voce col socio. Fabio. Esatto. Scusa, Fabio. Quindi è importante dire un po' quali sono a cosa voi vi ispirate, nel senso che non siete nati proprio ieri, cioè... avete qualche annetto di musica, e non solo di musica, sulle spalle, giusto? Sì, diciamo che siamo abbastanza veterani per quanto riguarda la frequentazione di musica, locali e ambiente in generale. Nuovi per quanto riguarda questa formazione, che nasce praticamente all'inizio con un nucleo, poi si è modificato in un altro, e fino a trovare l'equilibrio di adesso con Alessandro e Fabio, appunto, che praticamente sono stati gli ultimi entrati e si suppone quelli definitivi, perché purtroppo nell'allestire una band ci sono sempre di queste problematiche attualmente nella musica originale e non. Vabbè, certo, anche perché poi insomma le teste sono tante, quindi normalmente sì, d'accordo tutti, dovrebbe essere sempre così facile. Esatto. Quindi praticamente adesso questa è la formazione, ma quando è che vi siete assemblati, uso questa brutta parola? Noi con questa formazione sono un paio d'anni ormai, vero Fabio? Ma anche meno, diciamo, che all'incirca. Io sono entrato per ultimo e sono entrato credo il 29 agosto dell'anno scorso. Ecco, bello questo credo 29 agosto per la precisione. 29 agosto ore 16 per la precisione. No, effettivamente io sono dovuto entrare proprio a sostituire il bassista precedente. Beh, che aveva dovuto avere un piccolo intervento, e io ho dovuto entrare di corsa, gamba tesa, diciamo. E l'hai scalzato proprio. Tra l'altro non ha mica neanche sbagliato sul discorso delle ore 16, perché abbiamo fatto le prove all'ultimo minuto, di pomeriggio, vero, bravo, bravo, bravo. No, è che sono preparato, no? Sei vincente. Ecco. Infatti. No, quindi... praticamente io sono entrato a fine agosto, per cui è poco più di un anno, e il batterista invece era qualche mese che era subentrato l'altro batterista, che comunque salutiamo, sia batterista che bassista, perché insomma Fabio e Riccardo, che erano i primi componenti. Poi allora a questo punto saluto tutti quelli che hanno collaborato a questo progetto, che possono essere Andrea, il buon amico Paolo Carraro, e non ultimo vorrei estendere
rendere il nostro saluto ad Alberto Pianon, che ha fatto l'opera certosina di registrare. Stiamo ancora, appunto, stiamo cercando di definire e mixare il disco nella forma più completa e più definitiva, per poi, appunto, finalmente editarlo e farlo uscire. Perfetto, perfetto. Hai visto, Gian, che band, nel senso che comunque diverse esperienze, perché adesso magari ci racconteranno anche ognuno di loro da quale esperienze, no, proviene, però che bel sound che ci portano, Gian. Sì, tra l'altro li ho ascoltati appunto durante adesso, mentre andava in onda il brano, e davvero, davvero bravi, forti, mi piace. Bravi ragazzi, complimenti, ribadisco come dicevo nel fuori onda, per quel poco che ho ascoltato mi siete davvero piaciuti tanto, anche come sound. Grazie mille. Grazie. Tra l'altro il pezzo che abbiamo ascoltato è un grande assist dal vivo, perché avendo quel coro No More War, crea una partecipazione veramente bellissima di solito. Ecco, dal vivo cerchiamo sempre di far intervenire anche il pubblico, sì, che ci canti, anche perché onestamente Loris è la voce, io sono il coro, ma il coro da solo, insomma, ci vuole anche qualcun altro che mi supporti, allora perfetto, cerchiamo conforto. Esatto. Cercheremo delle coriste eventualmente, delle coriste femmine. Requisiti li pubblicheremo sul profilo Dollface. Io sono d'accordo. Ottimo. E questo brano invece ci stavate un pochino raccontando forse prima della messa in onda o addirittura nel, sì, fuori onda. Come nasce e soprattutto di cosa parla? Allora, non vuole essere una cosa politica, anzi vorrebbe essere una cosa d'ampio raggio, che però abbracci il fatto che spesso e volentieri queste missioni di pace, peacekeeping e tutto il resto non sono nient'altro, nel caso della nostra Costituzione italiana, di un disattendimento, perché l'articolo 11 dice l'Italia ripudia la guerra. Se poi compriamo gli F-35, che sono degli aerei da guerra, probabilmente c'è qualcosa che non funziona, però non è una polemica, è un dato di fatto sostanzialmente. Bravo. Sì, no, ma infatti sfondi una porta aperta, nel senso che per modo del cielo, senza fare, come dicevi tu poc'anzi, polemica o comunque, no, alzare i toni o quant'altro, però è vero che quando si acquista, cioè è paradossale, no? Stai acquistando dei velivoli, al di là del costo, che io poi, certo, con il lavoro che faccio guardo molto i numeri, guardo soprattutto molto l'aspetto economico, ma però al di là del costo, anche dal punto di vista etico, quindi meramente etico, meramente sociale o quant'altro, andare a fare un acquisto di quel genere, di certo che va un attimino contro quello che dovrebbe essere quanto scritto invece sulla Costituzione, eccetera. Ma è comunque interessante che ne parliate. Per parlare di questo comunque bisogna anche avere un certo retaggio culturale, una certa esperienza anche di vita. Voi da che esperienze provenite, musicali e non? Ma musicali, sostanzialmente io ho sempre bazzicato attorno all'hard rock, al rock blues e alla musica sostanzialmente comunque sempre originale e molto poco di reinterpretazione. Quindi poche cover, eccetera. Sì, poche cover, magari quelle fatte bene, le cover di cuore, per dire, attualmente anche fare dei pezzi di Jimi Hendrix o di Purple o qualcosa d'altro sono sempre cose di cuore. Chiaramente se mi venisse in mente di fare dell'altro, non lo so, sicuramente mi metto sempre tanto in discussione, quello sì. Perfetto, perfetto. Bello. E il tuo socio l'abbiamo lasciato in un angolo? No, sì, qui. No, sono sempre qua, ascolto, ma Loris... Sono io quello di Logorrea. No, ma più che altro sa come prendere il palco, per cui lo lascio sempre davanti. Ecco, io comunque diciamo che sarei la persona un po' più di esperienza, diciamo che io ho iniziato a suonare dagli anni 70 e da subito però mi sono istradato in quello che adesso direbbero progressivo, ma una volta era la musica pop, diciamo Genesis, sì, diciamo Gentle Giant, Van der Graaf o King Crimson, insomma ho fatto diverse esperienze in quell'ambiente. Insomma, tu, tanto non sei una donna, quindi si può dire, di che anno sei, che classe sei?
Io sono di classe di ferro, diciamo. Diciamo che l'età media, siamo dei simpatici quarantenni, età media però, Media. Io alzo la media direttamente. Comunque, Dollface, Rock Experience, Dollface è Alessandro, Rock sono io, Experience è Fabio, io diciamo così. Ecco. Bella questa. Io ho sempre suonato il basso e anche la chitarra, diciamo, ecco, comunque il basso è il mio strumento. Sono passato in mezzo a qualche esperienza di jazz, di fusion e adesso sono entrato in questo progetto che mi interessa moltissimo perché è un progetto di musica originale, per cui creata da noi, in cui si deve mettere il proprio cuore, le proprie idee, per cui quando li ho ascoltati prima di entrare, mi sono piaciuti, sono interessati proprio perché abbiamo anche una vena di blues, una vena anche un po' fuori del rock tradizionale, diciamo, e mi è piaciuta. E quando c'è stata l'opportunità di aiutarli, perché io sono entrato per aiutarli, poi sì, sono restato, insomma, è stata una bella cosa, insomma, è stata una cosa di piacere per me, insomma. Il retaggio di Alessandro, dato che non c'è, te lo dico io brevemente, ha suonato in alcune band vicentine che hanno fatto anche delle belle cose, tra cui i Croxing, che facevano dell'alternative rock abbastanza importante, hanno fatto un paio di dischi, e ha suonato anche con altri gruppi, una volta era più orientato verso cose più tecniche sostanzialmente e forse che andavano allora. Adesso è con noi, è con me e ci divertiamo. Se mi permetti un aneddoto della canzone Another War, Vicenza è una città con una grossa densità di soldati americani, abbiamo suonato in un locale in cui una sera c'erano molti americani e siccome terminiamo dal vivo facciamo l'inno americano, Star Spangled Banner, gli americani pur avendo una canzone che sostanzialmente quasi è di denuncia contro di loro, ma poi alla fine sono state gli applausi e alcune pacche sulle spalle che sono state belle, tra cui un amico che adesso è tornato anche negli States, che faceva il reservista, che lui mi ha detto: hai centrato in pieno il nostro stare anche per esempio in Afghanistan e compagnia, perché la canzone non è leggerina, è un po' introspettiva, se vogliamo. Sì. E comunque non è una canzone anti-americana e non è una canzone politica, è solamente un punto di vista. Contro il proliferare della guerra, diciamo. Esatto. Contro i falsi atteggiamenti, ecco, diciamo, o siamo contro la guerra oppure non lo siamo. Ecco. Non siamo pacifinti, ecco, quello è... Bella questa, mi piace molto. Pacifinti, bravo, molto bella. Io ragazzi direi, è tanto un piacere ascoltarvi, anche perché è vero. Si sente, no veramente si sente che siete di un certo spessore e soprattutto avete tanto da raccontare, da dire, però quale migliore occasione se non quella di ascoltare anche le vostre canzoni e quindi la vostra musica, mandando un altro brano, direi alle 22:38, questo anche per ribadire un po' che siamo in diretta per tutti coloro che ci stanno ascoltando, magari se qualche amico si è collegato adesso lo salutiamo, se qualcuno ci sta ascoltando per la prima volta vi ricordiamo che siete in diretta su SciWeb Radio e SciWeb TV, quindi in www.sciwebnetwork.it. come diceva anche Luca all'inizio di puntata, un saluto ed un ringraziamento a tutti coloro che stanno rimandando anche il nostro segnale, e ricordiamo che questa puntata, magari anche per gli amici dei Dollface, se l'hanno persa o vogliono riascoltarla o farla riascoltare anche voi ragazzi, sapete che torna di nuovo in, diciamo così, differita, in replica, il giovedì pomeriggio dalle 14:30 in poi, quindi se qualcuno se l'è persa, volete farla riascoltare naturalmente mentre va in onda su SciWeb Radio, è riascoltabile il giovedì pomeriggio, naturalmente il giovedì successivo a quella andata in onda, quindi questo giovedì dalle 14:30, e se no sempre a disposizione nel nostro sito www.sciwebnetwork.it, il blog, ricordiamo Luca, abbandonato con le erbaccia, le sterpaglie che salgono, ma so che SciWeb ogni tanto lo ripulisce, è in www.sciwebnetwork.it
www.sayuz.net. E quindi in podcast in questi mesi sono le nostre pagine. Poi la nostra pagina Facebook Sayuz Web Network sarà a disposizione già penso da stasera o comunque domani. Il grande Sayuz fa subito un lavoro di montaggio e questa puntata la trovate a disposizione anche per i Dollface subito. E caro Luca, ne approfitto prima di mandare un brano dei Dollface per ricordare le nostre email, le nostre caselle di posta elettronica presso cui scriverci, che sono info@sayuz.com per scrivere al grande capo, cioè a Sayuz e comunque al network in generale, a Sayuz Web Network, per qualsiasi cosa, informazione e anche per contattarci, sempre a info@sayuz.com, a Sayuz che comunque poi gira tutto, e poi a Luca, il preziosissimo Luca, il nostro responsabile organizzativo del palinsesto, presso la sua casella di posta elettronica, che è tutto semplice, è luca@sayuz.com, soprattutto per venire ospiti in diretta qui lunedì sera. Ricordiamo che con lunedì prossimo, tra l'altro preannuncio questa cosa, finiranno le dirette dei lunedì per quest'anno e anche per questa stagione, perché caro Luca e Sayuz, ricordiamolo, le nostre stagioni sono un po' particolari e strane. Abbiamo bisogno di riprenderci, sì, no, soprattutto nelle ultime settimane siamo stati veramente colti, no, era già da calendario, ragazzi, il 16, e ne approfittiamo, vediamo questa data un po' come la terra promessa, perché siamo veramente, cioè, tra impegni quotidiani, impegni familiari, volontariato e quant'altro, anche ovviamente sai il suo benetto, che comunque ricopre una certa importanza e valenza all'interno di ognuno di noi, per ovvi motivi non solo affettivi ma anche di impegni ovviamente, e con tutte le persone che adesso ci stanno collaborando al network, e quindi bisogna anche gestire. E diciamo che questo 16 dicembre, che sarà appunto l'ultima data in cui andremo in diretta con questo programma, l'ultima data dell'anno ovviamente, e sicuramente ci darà un pochino poi la possibilità di rifiutare e ripresentare un prodotto, passare un po' una parola un po' commerciale da marketing, un servizio che sono un po' meglio, un programma sicuramente nuovo, innovativo, e dove ci saremo sicuramente anche ricaricati le batterie, perché ci sono sempre, no, questi due momenti all'anno che sono prima dell'estate e prima di Natale, che bisogna un attimo richiatare, perché esatto, che poi provati. Comunque lavoriamo sempre per voi e per noi, è ovvio, non è che andiamo in ferie, anche perché comunque la vita continua. Prima ho tolto il numero, ma io veramente mi farei la settimana bianca, no, sì, io me la farei potendo. Allora dicevo, non ho voluto togliere la parola ai Dolphin, che stavano andando alla grande, li avrei ascoltati ancora, e appunto stavo dicendo che adesso andremo a ascoltare un brano, tre minuti fa lo dicevo, e no, non per togliere spazio a loro, ci mancherebbe, ma giusto per ricordare alcune cose. E appunto dicevo, le nostre caselle di posta elettronica, non quest'ultima che dicevo di Luca, per contattarlo e cominciare a fissare anche le date per il prossimo anno, la nuova stagione, che poi le nostre stagioni, dicevo, sono un po' particolari, perché non vanno proprio ad anno solare, nel senso che come le stagioni automobilistiche. Esatto, come il bollo del, no, il bollo dell'auto no, perché, ma come, no, no, come la Formula 1, si sì, scusa, è vero. E poi infine, scusami un attimo, perché sì, con automobilistiche pensate al bollo dell'auto, giustamente. Io non so perché, sai, stando in tema di spese, non so perché, che comunque non c'entra, perché il bollo dell'auto c'è quando scade ad agosto e quant'altro, vabbè. E naturalmente, ultima, la mia casella di posta elettronica, ma tanto non serve. Ah, tanto, a che serve, scusami, a che serve? Ma io credo che te l'abbiamo disattivata. Infatti, no, a me non scrive nessuno, tanto The Rock Band History, che ci sia o no, non se ne sono manco accorti. Da mesi che non vado in onda, quindi. Però invece però, mi hanno scritto per chiedermi come mai non ci fossero nuove puntate da non ascoltare. Allora. Allora, finalmente ci siamo alleggeriti. No, ha detto, ma scusi, non vedo più le puntate nuove di Rock Band History, no, perché non la volevo ascoltare questa sera. Esatto, quindi. però abbiamo la mia, giusto per compensare, che è Gianluca, è facile anche questa, @sayuz.com. Volevo dare un salutone prima di mandare il brano dei ragazzi, un attimo a Marco, che ho visto che sta scrivendo in chat, e lo ringrazio davvero di cuore per essere con noi anche questa sera. E questo mio amico, che tra l'altro ho sentito anche prima, caro Luca, della diretta, ed è sempre un grande, e lo ringrazio davvero tantissimo per supportarci, perché è davvero importante, come gli dicevo anche in via privata, ma adesso anche pubblicamente, è davvero importante la sua presenza
e la sua, poi anche quella di Walter, ma in particolare la sua. Io ringrazio lui personalmente, perché è importante, stavo dicendo, la presenza delle persone nella chat per darci un feedback, ma anche per stimolare, alimentare di conseguenza anche la trasmissione, grazie agli interventi e quello che scrivono, perché sono sempre spunti utili per noi, e quindi io apprezzo davvero tanto il fatto stesso che lui ci ascolti assiduamente, ma che ci comunque scriva in chat, perché magari sai, quei migliaia di ascoltatori che abbiamo, caro Luca, che ci ascoltano e che ci guardano e ci seguono, sono lì magari nella penombra, nell'ombra, no? Come dicevo sempre, l'essere lì che ascoltano, e va bene anche così, però sapete che ogni tanto un po' di ritorno, come fa piacere a chiunque ricevere una giusta ricompensa, o comunque un ritorno, anche no, insomma, di qualcosa, fa piacere anche a noi, anche perché ci date modo di interagire, di avere anche degli spunti per andare avanti, perché non è facile reggere quell'ora e mezza, sebbene anche gli ospiti di questa sera sono davvero eccezionali, perché ci stanno raccontando 22:45 cose. Dobbiamo 22:45, ascoltare, sì, della musica questa sera. E poi, caro Luca, diciamo anche, perché se posso fare un piccolo spazio Marchette, ma è un Marchette ormai scaduto, perché era la settimana precedente, diciamo, perché sono mancato ultimamente per questi spettacoli teatrali. Guarda, quando rientriamo rientriamo in diretta, perché rientriamo. Quindi mandiamo Saius Day by Day. Day by Day, sì. La posso mandare? Questo qui era facile, Saius. Questo qui era difficile da dire. Molto difficile. Day by day, quindi vai col brano, Saius. E vai col brano. Come così lo teniamo così.
ma sto sentendo la di Nalone che... E torniamo, rieccoci qui, ancora un sanissimo rock, ancora un sano pezzo rock, perché è giusto caricarsi quando sono le 11 meno 10, le 22.50, in una serata come questa, caro Gian, che insomma non potete stare davanti alla TV perché The Walking Dead mi dicono che ripartirà a febbraio, quindi niente morti viventi questo lunedì sera. E in questo lunedì sera, che generalmente noi appunto siamo stati, come dicevamo durante il corso della serata, soli, no? Già, nel senso che avevamo sempre ospiti, però c'era quel povero Cyrus in un angolo che si alternava un po' con me, un po' con te, in base ai nostri mille impegni e un po' di lavoro un po' personali. Io, devo essere sincero, sono stato un po' impegnato tra volontariato e impegni di altra natura. Allora, tu invece, Gian, che hai fatto di bello? Tu stai sempre a lavorare, tu lavori troppo. Aspetta, ragazzi, io, a parte il mio angolo marchette di cui adesso mi dedico, mi ricavo non tanto impropriamente. D'altronde, siamo a casa nostra, potremmo fare quello che vogliamo, giusto, Luca? Dico sempre, e come mi ha difeso giustamente Marco, lo ringrazio. Cioè, d'altronde, devono ringraziare che diamo spazio a tutti, ma anche noi non possiamo avere un piccolo spazio per noi, come farebbero chiunque, come farebbe già chiunque, già fa chiunque nelle grandi reti televisive. Scusa, no, allora. No, dicevo, caro Luca, complimenti, non sapevo che eri impegnato per volontariato, adesso l'ho capita perché prima l'hai detto. Bravo, ammiro questa tua. Bravo, bravo. Stiri a mille, vai. Che ha detto? Ha detto una battutaccia pessima, guarda, veramente pessima. Non l'ho sentito. E quindi non io spero che per il podcast la censuri. O... No, beh, censurarla no, perché non è una parolaccia. Però la, mi metto un beep o qualcosa. No, beh, impegni normalissimi, impegni di Croce Blu, che sarebbe un ente assistenziale o qualcosa del genere. Così, così credo. Vedo, no, beh. Stavo dicendo invece, Gian, prima di passare la parola ai ragazzi e poi ritorniamo ai ragazzi, sì, non, senza rubargli troppo tempo, ci mancherebbe, poi insomma facciamo quello che vogliamo. No. Dicevo, io appunto queste settimane, per cui ho avuto prove generali, cose varie, sono mancato perché a Padova abbiamo avuto questa anteprima di quest'opera, diciamo così, lirica moderna, ecco, scritta da autori contemporanei viventi e moderni, questa tragedia, questo dramma lirico in cui c'era appunto la nostra amica Dominica Zamara che cantava, scritta da Marco Fedalto, che è questo compositore di Treviso, Marco Fedalto Zara, che è anche lui un amico, e per la regia di Stefania Ottaviani. Naturalmente li nomino anche perché abbiamo avuto questa giovedì scorso, di cui non ho fatto neanche pubblicità qua in radio, caro Luca, non ve l'ho fatta neanche dire, tra l'altro, ma giovedì scorso, appunto il 5, avevamo avuto questo al Piccolo Teatro Don Bosco di Padova, dove è venuto Enrico Beruschi, che tanti di voi magari ricorderanno ai tempi di Drive-In, che ora sta ritornando di nuovo in auge per questo ritorno dopo i 30 anni in TV, e appunto è stato piacevole, lo ringrazio, gli do un saluto pubblico, è stato carino con me e lo ringrazio per le belle parole di ammirazione e apprezzamento per quanto riguarda la mia non solo persona ma anche performance da attore, naturalmente, in questo dramma lirico, e dramma lirico che appunto andremo a fare al Teatro Verdi, Teatro Stabile del Veneto, Teatro Verdi di Padova, a gennaio, caro Luca, quindi lo dico così, insomma, il 3 gennaio, giovedì 3 gennaio, sempre alle 20.45, presso il Teatro Verdi di Padova, faremo appunto quest'opera, questo dramma lirico, in tre atti, dove canta appunto Dominica Zamara, che è stata nostra ospite per le musiche di Fedalto, poi ci sono vari artisti bravi, abbiamo Michele Manfrea, anche caro Luca, cioè tra noi, te lo ricordi che è stato nostro ospite? È stato nostro ospite, sì, mi ricordo bene. Gira sia sempre noi, sembrerebbe da dire così, però non è vero, perché con loro appunto è un pezzo che non collaboravo, a parte in una occasione, quindi uno dei motivi delle mie assenze è stato anche questo. E naturalmente quest'opera che stiamo facendo e altre cose che sai che sto seguendo, tra regia di spettacoli teatrali, corsi di lettura e quant'altro, quindi siamo ben impegnati, e anche voce narrante per documentari storici, caro Luca, poi casomai ve li girerò se è possibile, ma non credo, perché siamo sempre sotto SIAE, penso, con le musiche, quindi purtroppo a Suez Web Radio non possiamo girarli. Ma perché non fai anche la voce narrante dei documentari tipo della National Geographic, tipo, non so, il leone ogni mattina si sveglia,
quelle cose. Sì, il Vede Saiuz. Più della gazzella. Sì, esatto, il leone si alza e vede Saiuz. A 2000 metri di altezza si accoppia con i... bene, bene, bene. Allora, bene, torniamo a noi, dai, dopo questo spazio. Ma come scherzi a parte, interessante, rimarremo sul pezzo, nel senso che sì. Già il 3 gennaio partite, ripartite con l'anno nuovo subito proprio, quindi non perdete tempo. E poi altri spettacoli, altre compagnie, altre cose in cui mi stanno chiamando, in cui sta girando un po', insomma. Quindi vediamo anche con Saiuz come si mette, perché l'impegno è un po' più basso. Esattamente. Torniamo ai Dollface Rock Experience, dicevamo, dopo aver raccontato un pochino da dove siamo partiti, un po' da lontano, se vogliamo, Loris e Fabio, nel senso che avete un retaggio e un background molto articolato per vari motivi, un po' per motivi anagrafici, un po' per stile, per influenze musicali e quant'altro. Come date, prima all'inizio della diretta, quest'estate avevamo detto che... ci sarà la prossima data, direi che sia il 21 dicembre. Aspetta, che l'avevo scritto sulla chat. 21 dicembre al Sabbat Caffè di Villa Ganzerla in provincia di Vicenza. Esatto, l'ho scritto anche in chat. Esattamente, la Sabbat, esattamente, a provincia di Vicenza. E le altre, andando a memoria, al momento sono fallace, ma ci sono tutte sul profilo Dollface Rock Experience su Facebook. Beh, diciamo che facciamo l'evento un po' in vicinanza, diciamo che la prossima sarà sicuramente a metà gennaio, verso fine, il 25 gennaio, quindi sarà nella zona di Chiampo. Ah sì, giusto, bar sì. A Kenya, che è un bar Kenya, sì. Un bar che è molto molto interessante, fanno suonare tanta gente, io ci sono stato, molto bello. Poi abbiamo citato a Palazzolo sull'Oglio, che è un nostro amico, l'altrove birra pub, e saluto anche Matteo se per caso fosse l'ascolto. E là, quello è un locale ciclico dove due o tre volte all'anno noi ci suoniamo tranquillamente. E sì. Primo febbraio, ecco, bravissimo. Insomma, già date anche avanti. Sì, sì, sì. Peccato date, che siete distanti. Per noi, perché a Palazzolo. Scusa. Palazzolo è abbastanza distante. La parte che meriterebbe, però, perché è una bella location. Ma mi piace, infatti, già il nome del locale, mi ispira già bene. Sì, anche perché prima ho sentito che c'è qualcuno che ama la birra lì. Veramente tutti tranne Gian. Quindi... Io non bevo, purtroppo sono a stento, mi spiace. Ma con i rigori del 0,50 bisogna stare attenti, ragazzi. Sì. E quindi vado bene. Vabbè, no, ma guarda che tutti e tutte vogliono uscire sempre con Gianluca, perché è l'unico che non beve, quindi può guidare. Hai capito? Esatto. È fenomenale. Vanno in giro tutti sbronzi, tranne lui che deve guidare. Se vuoi sempre l'autista per tornare. Infatti io nel gruppo sono quello che non beve mai, proprio per questo, infatti mi fanno sempre fare il guidatore. Il prossimo tuo corredo direi analcolico e CD di Dollface, allora, per tenere svegli gli astanti. Perfetto. Infatti. Allora, bene. Ragazzi, ditemi una cosa, ma tutti questi impegni, questi appuntamenti, la pagina Facebook e quant'altro, ma chi è che vi segue tutto questo? Fate tutto da soli o avete... Facciamo da noi, facciamo quello che possiamo, facciamo quello che ci piace sostanzialmente, cercando di evitare... quello che non ci piace, fortunatamente ancora forse qualche volta si può, diciamo che siamo indipendenti per il momento, ecco, andiamo avanti con le nostre idee e poi ci sono tanti amici che ci aiutano. Devo ricordare anche adesso qui sicuramente Fabio, un altro Fabio oltre a me di Brescia, Fabio Danesi che ha uno studio di incisione, ci ha ospitato qualche mese fa, siamo andati giù, abbiamo fatto 4 pezzi nuovi che non faranno parte del nostro quest'estate abbiamo fatto un EP di 4-5 pezzi nuovi, esatto. che faremo uscire più avanti e Fabio ce li ha prodotti praticamente. Parteciperemo ad una compilation che fa lui con il Noise Recording Studio e un locale di Brescia che, se non vado errato, è Gasoline. Faremo anche lì, metteremo un pezzo
qualcosina, insomma, di nostri, sì. Inciso sul, nel suo studio, inciso da Fabio, sì. Ecco. Beh, insomma, hai visto già quanto girano questi ragazzotti? Mi piacciono. Infatti, non vedo l'ora, caro Luca, come dicevo a loro prima, a Dario, che vengano qui in zona da noi, insomma, più vicini, o comunque anche in zona Vicenza, per cui andare, poter andare a vedere. Però il 21 temo che non ce la farò. Sabato 21, adesso vediamo, perché ho già un impegno. Scusami se divago un attimo, ragazzi, non per mancarvi di rispetto, altro, però è bello tutto ciò, caro Luca. Questo è per noi, vedere Saiuz che fuma in questa coltre di fumo che ogni tanto sbuffa, no? Vedere, se tu vai nella web TV, che non è un bel vedere indubbiamente, nemmeno è Saiuz, è bello vedere quest'uomo che con questo sigaro, che allora con Dario, con Fabio parlavamo appunto del fatto di non bere, no? Che guida, ma non ha detto di non fumare, scusa, eh? Esatto, però dall'altra parte tu hai Saiuz che ti fa una pubblicità a regresso, come dico io. Guarda, io non so se sia io, allora, per intenderci, perché giustamente non avesse colto su saiuzwebnetwork.it, cliccato sulla chat in basso, è possibile vedere anche la TV, quindi la Saiuz Web Television, la TV, e dove mi mancava, non mi è venuto in mente tipo MTV, sai quelle cose, che, sì, MTV del metà anni 90 che dicevano, esatto. Television. E allora dicevo, vediamo un'immagine statica del sottoscritto, un'immagine statica di Fabio e Loris, appunto, ma cosa più importante, un'immagine dinamica di Gianluca, che è tutto sistemato con un ottimo sfondo, eccetera, bello, anche abbastanza centrato. E invece poi vediamo un Saiuz defilato in un angolo con questo. Ci vorrebbe una voce fuori campo a questo punto. Ed è quella di una voce narrante, gli rubo un attimo. Prego, vai pure. Chi fuma veleno anche te, gli di smettere. Una roba del genere. Veramente, perché no, perché era, per esempio, era io ho un batterista, Alessandro, che fuma dei sigarillos alla vaniglia, al cioccolato. Sono anche buoni, però non sono puzzoni come certi toscanelli, per dire, roba del genere. Saiuz. No, deve essere puzzolente, se no non ci provo gusto. Ma sai, una volta l'odore del tabacco, fermo restando che i tabacchi di una volta forse erano anche più buoni, oserei dire, e qui ci saranno le major del tabacco che mi ammazzeranno, sì, qualora mi ascoltassero, però guarda, io sono convinto che il profumo del tabacco di una volta era migliore, non so, sarà un'impressione o no? Sì, beh, è diverso, sì. Oggi è adesso diverso, è troppo, sì. Addizionato. Saiuz, che ha detto il lapidario Saiuz. Lapidario Saiuz ha detto che è diverso. Esperto, dimmi. Dico semplicemente che il toscano, io fumo il toscano, quello lungo lo taglio a metà, insomma, comunque il pessimo, quello più discadente che ci possa essere. Scusa, un attimo, un momento di pausa. Dopo il momento Marchetti di Gianluca, il momento Marchetti di Saiuz, che è stato pagato da una lobby del fumo, per dire. Ragazzi, io posso solo suggerirvi di non iniziare a fumare, se volete, però... Guarda come lo dice, con un sorriso a 47 denti, e col toscano. Non iniziato a fumare, con quel sorrisone lo dice. Sì. Però, se mi permetti una cosa assolutamente in controtendenza, quindi se mi sente un cardiologo, una cosa del genere, mi spara. Però non è che respirare le polveri sottili, le PM10, faccia meglio, eh? Vabbè, certo, anzi... Cioè, per carità, diossina per diossina, a questo punto è meglio la diossina volontaria di quella involontaria. Almeno la scelgo io. In questo frangente, devo dire la verità, ti sei dimostrato comunque aggiornata, informata, ecco la parola, mi ha informato sull'attualità, perché così come almeno un'oretta fa circa, o tre quarti d'ora fa, avevi accennato quel discorso dei mezzi a combattimento, mi sfugge la parola, gli F-35, sì. E esattamente adesso comunque hai dimostrato comunque che sei sul pezzo, anche per quello che riguarda una cosa che tutti sanno e dovrebbero forse sapere, su quello che respiriamo, come lo respiriamo e cosa si potrebbe fare per respirare meglio. Mi piace Loris, mi piace molto. No, ma è sul pezzo, è sul pezzo.
Allora, queste sono le 23.05, il tempo vola, è vero che siamo comunque un network libero, senza scopi lucro, quindi abbiamo tutto il tempo che vogliamo, volendo, però ma... abbiamo anche un calendario, anzi un palinsesto già pianificato, e alle ore 23.30 circa, o minuto più, circa, minuto meno, dovremo lasciare appunto lo spazio ad altre trasmissioni. Quindi io vorrei far ascoltare qualche altro brano, perché effettivamente Gian, abbiamo parlato tanto, noi, loro, anche Sides, no scherzo a parte, quindi è giusto mandare, far ascoltare quanta più musica possibile dei ragazzi, che ricordiamolo, essendo Creative Commons, Sides avrà modo di riproporli durante la programmazione del... Andate pure con un brano a vostro piacere, a noi fa solo piacere propagare la nostra musica. Quindi perfetto, che quindi Sides, che brano ci mandi? Te l'ho scritto prima. Allora, lo so, poi scritto... che lo leggi tu. È quello che King of Nowhere. King of Nowhere. Nowhere. King of Nowhere. King of... Cioè, no, perché cioè, vedete come mi mettono sempre in difficoltà. Dopo ti spiego io di cosa parla sta cosa. Ecco. Questo è bella. Vai. Vai. Diciamo, ecco, almeno il titolo, diciamo che no, devo dire i re del nulla, ecco, forse si può già capire di cosa si parla, che ce ne sono tanti i re del nulla in questo periodo nelle televisioni e anche nella vita, anche nella vita, è vero. Quindi ascoltiamoci il brano King of Nowhere, King of Nowhere Rock Experience, e poi dopo ci parlerete di questo brano, perché dopo voglio sentirlo, perché io l'inglese non lo mastico molto bene. Ma dai, e vai col brano, ma neanche l'italiano, perché
Bene, 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 buonasera, ancora un bel ritrovati a tutti i nostri carissimi amici web radio ascoltatori e soprattutto web tv spettatori, qui con provvisoriamente i due compari, una delle ultimissime puntate di quest'anno del 2013 della seconda stagione e poi ci rivediamo per l'anno nuovo, naturalmente adesso vediamo lunedì prossimo, dovrebbe essere l'ultima, siamo giunti alla 36esima, caduta? Sette. Dai, giocatevi all'otto e quindi siete in diretta stasera, giochiamo all'otto, dai ragazzi, esatto, al questionario dell'otto al www.sciencewebnetwork.it. siete in diretta qui, appunto, ci ascoltate sulla Science Web Radio e vedete anche sulla Science Web TV. Come fare? Semplice, non l'abbiamo mai spiegato. Lo invitiamo sempre a spiegarlo perché si dà per scontato tutto, ma io dico sempre mai dare per scontato nulla, perché ovviamente chi entra nel nostro sito lo guarda e se ne va, no dai, scherzo, lo guarda e magari giustamente come noi, se dovessimo entrare nei siti di altre web radio, web tv o comunque qualsiasi altro sito, se non sappiamo come fare non sappiamo anche come, dove andare, perché caro Luca tutti dicono sì è semplice, fai così, fai colà e viaggiano a un euro, ma io mi domando come queste persone a cui non daresti due lire, che non sono per niente sveglie, riescono a fare cose, a clonare navigatori, a viaggiare con biglietti da un euro, ad entrare in un sito e trovare subito le cose. E quindi non date per vinti o per persi se anche voi entrate nel sito di Science Web Network e non riuscite a far partire qualcosa, perché è normale, è colpa di Science. No, scherzo. Perché non è detto che si possa sapere tutto nella vita, quindi entrate lì, andate giù, scorrete la pagina e troverete in fondo la pagina Vero Science, dove c'è la chat, che c'è la chat sul lato sinistro per interagire con i nostri ospiti e naturalmente per fare domande. Abbiamo ancora 20 minuti a disposizione fino alle 23:30 minuti primi. Un saluto mi viene in mente, che non l'ho ancora fatto, di solito lo faccio, a tutti i nostri carissimi amici web tv spettatori e web radio ascoltatori dal resto del mondo, quindi non solo qui in Italia, in territorio italiano, ma anche a tutti coloro che ci ascoltano e soprattutto i nostri connazionali a cui do e diamo un calorosissimo abbraccio, un ringraziamento per essere qui con noi, al nostro ascolto e visione, e un saluto appunto, dicevo, ai nostri amici. Questo appunto non era la linea, ma ero io che... però potevo far finta che era la linea, sapete, in internet, ai nostri amici qui dai paesi confinanti con l'Italia, qua in Europa, ma oltretutto, caro Luca, oltre a questi nostri qui, non so perché credo oltretutto, ma cercavo di dire oltreoceano, a coloro che ci ascoltano dall'altra parte dell'oceano, in America, dove lì sono le 2 del pomeriggio, caro Luca. E quindi un abbraccio anche ai nostri connazionali di tutta l'America, Nord e Sud America, e anche dall'altra parte dell'oceano. E ringraziamo veramente coloro che ci rimandano il segnale. Tutto questo per dire, andate nel sito dei Vai ragazzi! No. Dollface! Dollface Rock Experience su Facebook e là troverete tutte le info sulla band. E se mi permetti vorrei ringraziare alcuni sponsor, certo, e collaboratori tecnici che sono Jaden Freer, una ditta di Brescia che fa degli ottimi pedalini, Roberto Talamona di Breva, ex Advance Electronics, che è in Lombardia anche quella, Steve Tomasi che fa i plettri ST Pix, Galli Strings e quant'altro, insomma, che ci permettono di proporre con alcuni oggetti la nostra musica al meglio, o almeno si tenta di porla al meglio. Immagino che Galli Strings sia per le corde, no? Strings. Sì, 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 è un marchio italiano. Tra l'altro, io sono un cultore, un fautore del Made in Italy e non Made in Cine Italy o cose del genere. Per cui. Questa è bella. Sì, quindi, Cine Italy, sì. La domanda tecnica, non mi definisco musicista, ma pseudo tale, anch'io bazzico un po' in qualche modo tra le varie cose che faccio proveniente dal teatro. E queste corde quindi si possono trovare in tutti i negozi, scusa la domanda un po', non pare stupida o pubblicità occulta, oppure è una distribuzione particolare per trovare e provare? Diciamo che è una distribuzione via web che la ditta Galli per il momento sta in un certo senso promozionando. Perché purtroppo il chitarrista italiano medio soffre un po' della spocchia,
Perché chiaramente il prodotto americano fa figo, magari il prodotto italiano che magari è tre volte superiore, è la solita questione di becero marketing sostanzialmente. Mm-hmm. Ecco, se devo, visto che si parla di questo, allora io devo fare una piccola sponsorizzazione a Sansone, che è un produttore di Napoli che fa delle corde da basso, e le sto provando, sono veramente buone, sono artigianali, e anche lui le spedisce worldwide per cui diciamo siamo nell'ambito proprio dell'artigiano. È un bravissimo produttore di corde. Siamo artigiani anche noi della musica, siamo tutti artigiani alla fine, siamo artigiani anche nel vivere. Abbiamo il concetto dell'artigianato ben profondo. Dimmi. Domanda tecnica, quindi entrando nel merito anche, ho ascoltato anche quest'ultimo brano che abbiamo appena mandato in onda, mi è piaciuto molto, vi faccio i complimenti. Come vi dicevo anche nel fuori onda, e quindi ne approfitto per dirlo subito qua in onda e anche magari darvi e lanciarvi un po' la palla al balzo. Mi è piaciuta molto la struttura anche della canzone, come vi dicevo, apprezzando anch'io l'aspetto, no, di composizione, fra virgolette, di queste varianti, di questi cambiamenti un po' di ritmo, di tema e di quant'altro. Quindi la canzone non è sempre lineare, con i soliti quattro giri di cantato, due di intro, quattro cantato, quattro di strofa, quello. No, mi è piaciuto molto questo andirivieni, e soprattutto la chitarra, l'assolo di chitarra anche all'inizio, che dopo mi ritornava sulla strofa del cantato, cioè mi è piaciuto molto, e anche come la chitarra dava il tema di tutto. E come nascono le vostre canzoni? Chi è che le propone, le compone? E da dove partite? Come vi trovate Ah, magari in sala? Come, ecco, siamo più o tecnicamente. meno sul concetto di prima, ci si trova in sala prove, magari mi viene un'idea, la propongo ai ragazzi, la si suona, la si amplia, o delle volte anche la si scarta, perché mica, non sono mica Paganini che ogni cosa funziona, no? Magari scrivo anch'io delle belle schifezze, magari le schifezze, ecco, le teniamo ben nascoste, come sai quando fai la brutta copia, 100 palline di carta nel cestino e via. Beh, chiaro. Ma naturalmente al momento la lanci l'idea, e quindi poi si sviluppa al momento delle prove, o c'è uno studio anche, ognuno porta un'idea, naturalmente per resumo, che è più chi suona la chitarra e canta che è colui che suona Guarda, il ti solito. dico, noi come vedi ce la gestiamo in maniera abbastanza tranquilla, senza star lì tanto a ricamarci sopra, anche che quasi sembra quasi un minimizzare. In realtà invece ci sono sotto ore e ore di sala prove, ore e ore di provare cose, sperimentare, togliere, mettere, modificare, fare anche a livello di suoni, a livello di dinamiche, di progressioni. Mi hai dato un assist, il disco sarà completamente ed è autoprodotto anche per sovvertire, come dicevi prima tu giustamente, allo schema da industria, da casa discografica che ti dice ritornello, strofa, cantatino, bridge. Solito. Anche a livello di cantati, essendo che tra l'altro a livello di testi sono molto vicino allo storyteller, come dicevamo prima fuori onda, cioè sono cose spesso e volentieri autobiografiche, come in King of Nowhere, in cui parlo e non in maniera proprio delicatissima di questi re del nulla, che se ne trovano sempre, spesso e volentieri, gente che sa una pagina più di un libro, in realtà invece, sì, forse è un po' il concetto dell'italiano che sa un pizzico di tutto, ma non sa niente, niente di preciso e di profondo di una cosa sola, ma non vuole neanche questa essere una polemica. È una carezza in un pugno, diciamo, dai. Esatto, Bello. una No, è carezza. anche La mi mano chiusa. piace mi piace questa cosa, appunto, non vuole essere una polemica, perché molto spesso è solamente un dato di fatto che uno, appunto, fra virgolette, usa un termine forte, denuncia, o semplicemente dice, ed è più nemmeno, però poi chissà perché deve essere girata in polemica. E Sì, un'ultima perché se tu cosa, sì, no, dimmi. guardi anche sui social network viene utilizzata questa struttura di alcuni personaggi che invece secondo me è la vita reale che ti deve plasmare, e il mio suonare
deriva molto dalla vita reale, cioè la radice blues significa sofferenza, aver sofferto, e spero e credo di essere un chitarrista che dice qualcosa con la chitarra in mano, che trasmette. Magari a parlare faccio schifo, ma a suonare spero di essere più gradevole. Vabbè, cavolo, si sente come viaggi a livello di assoli, scale, e poi anche qui se ci volevi dire qualcosa sulle scale, che anche prima fuori onda avevamo fatto un accenno di utilizzo. E poi Luca, ti lascio la parola a te, perché sto un po' monopolizzando con loro la conversazione, ma che mi piace molto, io starei ora ad ascoltarlo. No, infatti io mi sono messo, come dici spesso anche tu, in un cantuccio. Perché veramente eravate, cioè, ottimo feeling, un bel botte risposta, beh. Comunque gli argomenti entrambi, tutte e tre. Non volevo entrare troppo nel tecnico per non tediare magari chi non se ne intende, che magari dice vabbè, sti qua mo si mettono a parlare, perché volevo chiederti anche che amplificazione usate, che lo studio di ore e ore, come hai detto poc'anzi, per il suono immagino che anche quello è deleterio, ovviamente, perché dopo ti ammazza finché non trovi il suono che ti aggrada. E poi Luca, ti dicevo, ti passo la parola a te, per quanto riguarda, dicevi che Marco aveva scritto qualcosa anche in precedenza, anche da chiedere ai ragazzi tipo un'ora fa. Sì, vabbè, quindi dicevamo, volevo chiedervi la scelta dell'uso della lingua, quindi cantato in inglese, che io vabbè approvo, sì, ovviamente approvo. Perché in caso di licenza e produzione e distribuzione estera, sostanzialmente è forse la lingua migliore, nel senso che tutto il mondo bene o male ha spizzichi e bocconi, ma parla inglese. Anche per esempio un genere come questo in Giappone, che ho già un pezzo di 10 anni fa che gironzola, può avere degli sbocchi. Chiaramente se lo canti in italiano cambia il focus anche forse della band, magari diventa molto più comprensibile, hai più, ma è forse per cercare di strizzare un occhio, non commercialmente parlando in maniera ruffiana, ma per vendibilità, per fruibilità della cosa. Sì, anche per sconfinare un po', per senza porre dei limiti, anche se dopo vabbè, va in contraddizione con tante altre cose, perché poi ci sono band che mi dicono ma noi siamo italiani, il nostro sentire è italiano. Sì, è vero, è più difficile anche cantare in italiano, lo ammetto, per certi aspetti, o anche più facile comporre. Io mi trovo meglio, sono d'accordo sulla vostra idea. L'italiano ha le vocali che ammazzano, l'inglese è molto più semplice a livello di vocali e di vocalizzi, l'inglese ti aiuta. Infatti. E forse anche quello, dopo... Bravissimo, sì. Io non è che sia un cantante di quelli pazzeschi, io sono un performer, un po' alla Hendrix se vogliamo. Hendrix curava più la chitarra della voce. Non vuole essere un richiamo per forza a Jimmy, anche se è uno dei miei eroi, ma quella è la via, diciamo. E quindi no, apprezzo e ammiro molto quello che hai detto, perché non solo perché lo condivido anch'io, quindi ovvio che mi verrebbe più facile, ed è più facile nel momento in cui si condividono le cose e si ha della stessa idea. E scusate se vi un attimo non dico dissolgo l'interesse, però tanto passo la parola a Luca, che vi fa una domanda o comunque richiama un po' quello che è stato detto in chat, perché sono già le 23:24, caro Luca, e so che stasera dobbiamo andare giusti coi tempi rispetto ad altre volte, che di solito i nostri finali e saluti o conversazioni, come vedete, il tempo a disposizione. Vorrei ormai salutare Mario Spalchiero, il papà di Alessandro, il nostro batterista, tra l'altro, e tutta la gente all'ascolto. Mario, ciao, ti saluto, ciao. Che tra l'altro, inciso, Gian, possiamo già annoverare. Mario... sì, la frase che no, dico nel senso, più... come anche lui insieme alla band, come amico di Sergio Benetto, che in quanto ha messo pochi minuti fa, mi è arrivata la notifica, il mi piace sulla pagina Facebook, quindi veramente un grazie di cuore. Grazie di cuore a Mario e Alessandro, e quindi a Mario, il papà di Alessandro, ciao Mario, grazie di cuore, a cui si unisce il nostro saluto di tutta la band e anche di noi di Sideswap Network, che ringraziamo appunto per aver messo anche il mi piace sulla nostra pagina in Facebook. Prego Luca. No, stavo dicendo, le 23:25 è un orario che dalle mie parti, in Emilia, da queste parti, in Emilia, a quest'ora l'umidità si fa sentire, infatti senti la mia voce come è calata, come è un po' più roca, molto la Ligabue se vogliamo, però Ma tu Luca, scusa se ti interrompo,
dopo le 11 hai il calo in ogni caso. Io ho un calo fisico, mentale, psicologico, fisiologico, se vogliamo. Fisiologico. Fisiologico, esattamente. Però non a caso ero stato in un angolo zitto, senza far rumore. Perché ho detto, magari questa volta me la scappo, non faccio i miei soliti strafalcioni del dopo 23. E invece mi toccherà, per forza di cosa, impelagarmi in qualche situazione in questi ultimi minuti. No, questa sera abbiamo avuto solamente le battute conclusive. Abbiamo avuto ospiti, una band che comunque ci ha dato veramente tanti spunti, non solo dal punto di vista musicale, abbiamo visto Gian essere veramente preparati, ma anche dal punto di vista umano, quello che hanno dato in termini proprio di emozioni, di esperienze, e non solo. E pensa che ne mancava un elemento questa sera, però per motivi pratici non poteva essere qui con noi Alessandro. Importante però dire sempre questo: apprezziamo tantissimo Saiuz in primis, ma anche io e te Gian, e quanto loro facciano con cosa? Con la licenza Creative Commons, che è veramente una licenza che è libera e fruibile a tutti, soprattutto a un network come Saiuz Web Network, che essendo libero e indipendente, senza alcuno scopo di lucro, ci dà veramente la possibilità di divulgare la loro musica, e appunto la musica di tutti gli artisti che appunto si avvalgono di questa licenza, che senza nulla togliere alla SIAE, per l'amor del cielo, è ovvio che qualche limite in più, per ovvi motivi meramente economici, purtroppo ci dà. Detto questo, io Gian ti passo la parola, perché immagino che comunque vorrai salutare anche tu. In una settimana, tra l'altro, questa già non l'abbiamo detto e ci tenevo a dirlo, storica, se vogliamo, per quale motivo? Perché è venuta a mancare una figura importante di questo secolo, anzi, perdono, del passato secolo, anche di questo. Il Madiba purtroppo insomma aveva qualche annetto anche lui, insomma non è che poi sia arrivata così all'improvviso questa qualche problema fisico anche, tra l'altro, non da poco, anzi forse paradossalmente per la vita che è stato costretto a fare ha vissuto forse anche tanto, senza essere però ipocriti, o retorici esattamente, giusto questi 3, 5, 10 secondi per giusto un dare un ricordo anche lui di Saiuz Web Network, ha una personalità che nel bene e nel male è stata, insomma, se ne parlerà tantissimo anche nei decenni a venire. Detto questo, scusami Gian, ti ripasso la parola, perché vorremmo far sentire due brani dopo i nostri saluti conclusivi, che dopo adesso li diciamo anche, però ti lascio prima i saluti. No, ti ringrazio Luca, no, infatti volevo proporre, cari ragazzi, che questa sera per i Dollface io farei eccezionale questa nostra conversazione con loro, chiudiamo facendovi ascoltare un brano, però senza chiudere come facciamo di solito con un brano finale dopo i nostri saluti, caro Saiuz, come ha appena detto anche Luca, io farei ascoltare due brani dei Dollface, se non ti dispiace. Grazie. È perché allora sono veramente eccezionali, e come dicevamo prima, scusa Saiuz, che dopo adesso ti fai dire anche il titolo, Set Me Free, se non erro era Set il nome. Me Free, ok. Esatto, lo farei ascoltare per primo perché, cari amici, ascolterete dopo aver ascoltato i brani precedenti, molto hard rock, heavy metal, o più hard rock naturalmente, questo invece più, come ci dicevano nel fuori onda, più soft, e quindi questa anche è più ballata. Esatto, sì, più ballata, appunto. E qua ho suonato il dobro, la chitarra resofonica, quella di la pentolaccia di ferro. Grandioso, io tra l'altro sai, io essendo un fan amante di Dire Straits, quindi Mark Knopfler, ecco, quella è quella chitarra lì, proprio. Esatto, ricordiamo che Mark Knopfler poi l'ha portato un po' alla ribalta, perché sennò rimaneva una chitarra un po' sconosciuta come modo, come genere e come tipo, tipologia di chitarra, però naturalmente essendo io un amante di Mark Knopfler, Dire Straits, quindi so benissimo il dobro qual è, che poi lui la suona in Romeo and Juliet, e vabbè, e quindi la riconosciamo anche per quel suono metallico, questi cenni storici anche ma bello, mi piace. Allora facciamo una grazie, facciamo sentire subito questo brano. Aspetta, Saiuz, prima di mandare il brano, che ti conosco, sì, volevo solo, perché poi non ci sarà più modo di intervenire, salutare ovviamente grande e mitico Saiuz, che ci permette di andare in onda quando vogliamo, no? Tutti noi di sera, Gian, che siamo finalmente tornati insieme a grazie, condurre Luca, in qualche modo dalle dirette di lunedì sera, sempre per la fine dell'anno, poi con l'anno nuovo vedremo, no? Vedremo. Ringraziamo tutti gli ascoltatori
Che, ringraziamo diciamo, anche noi dell'ospitalità e supportate Saiuz Web. Sei buono un attimo. Stai buono un attimo, adesso salutavo anche te, un attimo, un secondo. No, volevo ringraziare, se no facevo la figura. No, grazie. No, vai tranquillo, adesso ti ripasso la parola. Sono veramente carini, ragazzi, veramente vi ringrazio di cuore di aver apprezzato. Adesso sto zitto che lascio la parola a lui. Addio, tutti gli ascoltatori che, ricordiamolo, potranno riascoltare questa diretta questo giovedì dalle ore 14 fino alle 15.30 come replica, oppure semplicemente tra un paio di giorni sai, se preparerà il podcast e potrete ascoltare. È dalle 14, allora, non 14.30, poi prima avevo detto 14.30. Ma perché tu dici sempre quello che vuoi alla fine? Ma perché, cioè, no, come al solito, no, le cose. Chi è il direttore artistico? Possibile che per mandare un brano stiamo tirando avanti questa cosa? Facciamo una cosa: io mando il brano, dopo rientrate invece voi e poi mando l'ultimo brano, no, e siamo, no, a posto. Invece, no, so, poi dopo andiamo alle leggi di no. Perché devo essere sempre l'ultimo a sapere le cose? E quindi salutiamo, dicevo, gli ascoltatori che questa sera potranno, cioè, un saluto compagnia, Marco soprattutto, potrete ascoltare questa puntata durante il podcast. Cui poi non hai più detto la domanda di Marco, ma comunque non importa, che un'ora fa. Eh no, perché mi parlavate sempre sopra. Quindi, no, comunque era riferito allo stile, al sound, poi ne avete parlato ampiamente. Ringraziamo i Dollface Rock Experience che ci hanno fatto compagnia questa sera. E ancora una volta volevo chiedere scusa a Mosello, ma d'altronde ci sarà modo, caro Luigi, di avere ospiti non solo i Delini ma anche altre band. Hai combinato, Luca, settimane. Che io non ne so nulla di tutto quello che hai combinato, non posso stare via tre giorni che già ne avete combinati tutti i colori. A me piace non dare punti di riferimento, capito? Così sono detto questo, buonanotte a tutti carissimi. Buonanotte soprattutto a Saiz, che adesso sicuramente andrà a dormire perché non ce la fa più, povero uomo, e quindi un saluto circolare a tutti. Volevo far salutare i Dolphins, se volete. Esattamente, allora volevo dire 23:33 minuti primi qui CET, Central European Time, sono quindi le 11:30 passate ore italiane dell'asse dell'Europa centrale. Finita anche questa 36esima puntata, giusto Luca? 37esima, attento Luca, non ne avete azzeccato una stasera, andate avanti, certo, così che fa parte del gioco, e quindi questa 37esima puntata su tutte le ruote, quindi... ve la giocate sta puntata, esatto. Su tutte le ruote quindi dicevo, questa 36esima puntata di Provvisoriamente Due Compari più Uno, dove abbiamo annoverato anche i Dollface Rock Experience tra gli amici di Saiuz Web Network. Cari Dollface, allora benvenuti tra noi, anche a voi, e naturalmente le porte saranno sempre aperte anche per voi, per quando vorrete ritornare o per qualsiasi altra comunicazione che avrete, non so, i concerti, album nuovi, qualsiasi cosa voi vogliate anche mandare in onda, contattateci, fatecelo sapere, le porte di Saiuz saranno sempre aperte, vi aspettiamo tra noi, e grazie anche a voi per essere stati con noi questa sera, cari Dollface. Allora un buon saluto, grazie, allora un caro abbraccio a tutti i nostri carissimi amici web radio ascoltatori e web tv spettatori da tutto il mondo, un abbraccio in particolare ai nostri connazionali italiani che ci seguono dall'estero, vi diamo la forza per andare avanti, so cosa vuol dire, e grazie a voi per chi ci fa fare bella figura all'estero come italiani, tenendo alta la nostra bandiera, dico così perché non siamo sempre così schifosi, vero caro Luca, come non ci vogliono far credere, che... Noi diamo la forza per andare avanti, ho paura che se ci ascoltino possono compiere atti di vandalismo se si impiccano tipo una volta. No, però siccome so cosa vuol dire essere lontani da un paese e una patria che si ama suo malgrado tutte le contraddizioni che abbiamo in questo splendido paese che non sappiamo valorizzare, per cui capisco, e vi diamo forza voi che siete all'estero, come voi la date a noi facendoci fare bella ma anche a volte brutta, no, scherzo. Quindi, una buonanotte a tutti quanti voi, un saluto a voi, e io mi congelo perché fa freddo qui dallo studio 2 di Saiuz Web Network, un saluto e lascio la parola a Saiuz che vi vorrà augurare buone e piacevoli notti.
Ciao a tutti, a lunedì prossimo, forse. Ciao! Gianluca è sparito finalmente, non si sente più Gianluca, ringraziando. Grazie. Sì, forse. No, ragazzi, volete dire l'ultima prima di chiudere? E poi mandiamo due brani, no, che uno è, diciamo, è Set Me Free. Set Me Free. Sì. E poi l'altro invece è Living Your Dimension. Quindi mandiamo Set Me Free prima. Un caro saluto a tutti quanti. Vi salutiamo noi, eh. Grazie a voi di essere stato con noi. Grazie per l'ospitalità e supportate sempre la musica originale. Grazie, ciao. Lo faremo, lo facciamo. E vai col brano. Per fortuna sai, se tu hai studiato a Yale, sì. Fanno le chiavi. Fa le chiavi. E vai col brano, che è partito.